Boom. Luci, stasera debutterà sulla HBO la nuova stagione di True Detective. Come volete che vada la vita? La vita è così. In quest'anno terminato, siamo ormai nel 2019, vi devo dire la verità. Fino a metà gennaio del 2018, l'anno scorso, mi recavo ogni mattina presso un bar situato a Casalecchio di Reno, che è una località dell'entroterra, anzi della provincia, periferia estrema bolognese, a bere un caffè, cullare le mie pallide, a volte monotone, a volte creative giornate, sorseggiando amichevolmente le vostre amarezze nell'osservare il panorama di questo luogo situato, come detto, nella zona periferica di Bologna. Il barista era diventato mio amico, un cinese che aveva due figli a cui mi ero molto affezionato. Di punto in bianco, così. Quando fra l'altro in quei giorni avevo ricevuto una notizia abbastanza positiva per l'andamento fluttuante di questa vita spesso mia così scostante, e questo ragazzo se n'è andato, ha chiuso i battenti, come si suol dire, la Sara Cinesca, lui cinese che chiude la Sara Cinesca. Poi tanti eventi, balzani, bizzarri, avventurosi, cupamente tetri, come dico io, si sono avvicendati in questa mia esistenza, che spesso è una resistenza. Devo proteggermi da tutte queste voci infamanti, da questi pettegolezzi che si sono scatenati da molti anni riguardo alla mia persona. Non lo so, non ne conoscerò mai le ragioni, non addiverrò mai alle origini di tanto male scaturito, da questa malevola scaturigine di una mia storia così contorta, bislacca. Non so se ho avuto ragione o torto, fatto sta che pochi giorni fa, l'altro ieri, sono uscito col cartaceo della mia nuova opera letteraria che si intitola Il Diavolo, è un giocattolaio. Potete leggere l'estratto su Amazon e lasciarvi incantare, incatenare dalla mia prosa che è barocca e aulica, e vi dirò di più. Per via del fatto che il mio stile di scrittura non è certamente associabile o paragonabile alle stronzate pubblicabilissime che vedete nelle librerie, molti miei manoscritti vengono rifiutati perché non sono opere commerciali, sono opere, come detto, della prosa un po' desueta, antica, addirittura dantesca, e invece sapete che vanno per la maggiore questi libri melensi di storie d'amore, questi libri erotici, 50 sfumature di grigio. A proposito,
un'oretta fa ero di là davanti al PC e stavo sfogliando delle clip di YouTube su Dakota Johnson. Non è male, cioè, c'è una scena, visto che adesso va tanto di moda, Suspiria. Questa Dakota Johnson non è male, ha un suo fascino malizioso e particolare. Beh, detto questo, dicevo, i miei libri mi devo affannare a correggerli, editarli col mio editor personale. Svolgiamo dei lavori egregi, sofisticati. Passiamo a True Detective. Ora, la prima stagione è molto buona. Ho scritto molte cose a riguardo. Potete trovare i miei articoli online, le mie recensioni. La seconda stagione è abbastanza dimenticabile. No, no, no. Non la rivalutiamo affatto. Questo hard boiled compresso, claustrofobico, troppo notturno, manieristico, con Colin Farrell che non regge a livello carismatico rispetto appunto a Russ Cole, Matthew McConaughey, con un finale abbastanza imbarazzante che copia e strapazza Heat, la sfida di Michael Mann. Bella faccia da culo. E dicevo, questo finale di True Detective 2, una scialba imitazione di Heat, la sfida. Lì Bob De Niro si mette nei pasticci, perde tempo perché vuole vendicarsi di uno stronzo che gli ha scombussolato parecchi piani e lascia la sua bella passerona, Amy Brennema. Non so se l'avete vista in Amici e Vicini, si vede tutta la sua vagina nuda. Grande figa. E invece in True Detective 2 Colin Farrell potrebbe involarsi, partire per un lungo viaggio, come canta Irene Grandi, no? Con la sua Rachel, Rachele. E invece, così, prima di partire, appunto, vuole controllare se il figlio, che è un po' problematico, sta bene, alla fine. Poi ci sono delle scene eccessive, come quelle con Vince Vaughn, insomma, lo psycho, no? Quando picchia il nero, gli fracassa la mandibola, gli estrae i denti e poi nella sua villa berlusconiana stringe tutti quei denti laccati d'oro, no? Pacchiana, pacchiana. Vabbè, True Detective 3 con Mahershala Ali, secondo me è un grandissimo attore, sentiremo parlare. Verrà candidato agli Oscar per Green Book. E c'è anche quella bella faccia di cazzo. Sì, non è una faccia di cazzo, come no? Di Stephen Dorff. Quella si affianca sempre con dei pezzi di vulva straordinaria. Amici, ci vediamo alla prossima col Joker Marino, vedete i fari brevi e non rompere più i coglioni, è chiaro?